La diocesi di Molfetta, a 21 anni di distanza, vuole ricordare la figura di Don Tonino Bello con quest'ultima biografia, la biografia dell'anima. Perché? Beh, perché si vuole mettere in evidenza prima di tutto le radici evangeliche di Don Tonino e la sua spiritualità, perché a partire da questa testimonianza evangelica che noi possiamo poi dopo articolare tutto il percorso, ecco, della sua biografia, del suo impegno e quindi anche della sua come dire, capacità anche di andare incontro ai poveri, agli ultimi, e quindi anche poi di articolarsi con quell'impegno nei confronti di una pastorale viva e di una chiesa che si rinnova, e poi della tematica della pace. Ma ripeto, tutto questo parte da una forte visione mistica di Don Tonino, esperienza mistica che è data dalla sua lettura costante nella preghiera del Vangelo. Chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione, ora si attende la fase romana. Sì, la fase romana è già in un certo qual modo iniziata, aspettiamo il prefetto che indichi il relatore della causa che accompagnerà poi questa fase, e quindi piano piano, ecco, noi l'accompagniamo certamente con la preghiera, perché è la dimensione che deve sempre vederci attivi, e poi con quello che è sempre la ricerca e la messa in evidenza anche di tutto il contesto, diciamo, storico in cui il servo di Dio ha operato. Professore, la figura di Don Tonino continua a far scrivere, perché probabilmente non si conosce ancora tutto di quest'uomo che ha voluto essere un vescovo che profumava di popolo. Io sono venuto a Molfetta, come dirò, come un mendicante della profezia, perché in questa fase in cui Papa Francesco ci sta confermando nell'idea di una nuova primavera della Chiesa, tanti profeti inascoltati oggi ci confermano nella straordinaria semina di speranza di cui sono stati protagonisti.